C'erano una volta 11 Giuliette, che la loro bellezza fa di questo luogo un salone da festa pieno di luce. Vieni, notte severa, signora tutto di nero sopramente vestita. Vieni, notte, vieni, Romeo, vieni, tu, giorno nella notte, perché sulle ali della notte tu sarai più bianco della neve fresca sul dorso di un corvo. Vieni, notte gentile, vieni, amorosa notte dal nero ciglio. Dammi il mio Romeo, e quando morirò, prendilo, e fanne tante piccole stelle, e lui renderà il volto del cielo così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte e non adorerà più il sole fastoso. C'erano una volta 11 Giuliette. Cioè, e poi, secondo te, è verosimile che in 4 giorni due ragazzi, soprattutto di Romeo e Giulietta, si conoscono, sì, si innamorano, sì, si sposano e si suicidano? Cioè, tutto in 4 giorni. Sì. Cioè, se questi qua fossero stati insieme per un anno, non lo so, che cacchio avrebbero fatto? Cioè, 10.000 figli, avrebbero conquistato...
La luna, ho certo, capito, in quattro giorni. Sì, no? Però il libro c'è, è già scritto, c'è. Ho capito, però abbiamo anche gli scritti delle ragazze. Per esempio ce n'è uno molto bello, mm-hmm, che adesso non ho dietro, però me lo ricordo. Oh, addirittura? Sì. Mm-hmm. Praticamente sono queste 11 Giuliette calciatrici che praticamente fanno questa partita a San Siro, la partita dell'amore, e in palio c'è un pallone d'oro che si chiama Romeo, e in più ci sono 500.000 euro. Mm-hmm. Però siccome è la partita dell'amore, mm-hmm, loro praticamente si fanno, diciamo, un gemellaggio e danno i soldi in beneficenza. Che ne dici? No, perché guarda, sono contro il calcio io, sono contro, ma sono allergica al verde, sono allergica al prato, no, poi sono allergica al prato. No, sì, sì, poi sono dispari. Poi facciamo fare due squadre, sono dispari. Vabbè, vabbè, facciamo una fa l'arbitro. No, l'arbitro no. Un arbitro cornuto, no. Però ce n'è una forte che potrebbe andare nella squadra dove sono cinque, però sei, nella sono sei. No. Ah, aspetta, c'è un altro qua. Scusa, tienimi un attimo il microfono. Mm-hmm. Senti? Sì. C'erano una volta 11 Giuliette, le quali si caratterizzavano ognuna per una bellissima qualità, tra cui l'amore, la gioia, la pazienza, la perseveranza, la simpatia, la bellezza, l'intelligenza, la solidarietà, la forza, la serenità, la delicatezza, la creatività e la capacità di mangiare senza ingrassare. Però ascoltami, no, però ascoltami, questo è un foglio. Questo è un libro, hai capito? Capitoli, atti, lungo, un libro, quello è un foglio. Senti, facciamo così. Questo libro lo raccontano e lo scrivono loro. E comincia così. C'erano una volta 11 Giuliette e ci sono ancora oggi. Ragazze, potete entrare. E Ale, magari apri il sipario. Accendi pure le luci in sala. Eccole qua. Allora, no, così le hai spente? Sì, così le hai accese, ok. Da dove vieni? Io vengo da un posto pieno di ricordi. Calma. Tu da dove vieni? Io vengo da un posto che mi sta... Non lo so. Tu da dove vieni? Io vengo da un posto dove domenica mattina caffè della mamma, l'omelette del papà e poi ci sono io che suono la chitarra in bagno. Calma, tu da dove vieni? Io vengo da... Non l'ho mai sentito prima d'ora. E cosa si fa in questo posto? Dipende dalle giornate. A volte facciamo... Se no, dipende, facciamo... Interessante. Senti, ti ricordi almeno lo stato da cui vieni? Non lo so. Sì, tu da dove vieni? Io vengo da un posto dove splende sempre il sole. Bello, tu da dove vieni? Io vengo da un posto in cui si combatte ogni santo giorno. Luca! Scusa, ma almeno il continente, te lo ricordi? Ah, sì! Non lo so. Non lo so. Sì, tu da dove vieni? Io vengo da un posto chiamato Pippirullaleo Sorrisaracchi e sono una sorrisona. Una sorrisona? Certo, tutti gli abitanti del posto si chiamano sorrisoni perché sorridiamo, ovviamente, no? Scusa, se uno non vuole sorridere? Allora, per forza, viene imprigionato ed è costretto a ridere ogni quarto d'ora. Mazza che posto. Tu da dove vieni, scusa? Da dove vengo? Ma cosa te ne frega a te da dove vengo? Ma che domande sono? Ma a tutta sta confidenza, vengo da Incazzopoli, allora? E poi non capisco. No, scusa. Che ridete, ma che cavolo mi ridete? Non mi toccare. Ma sono tutti arrabbiati come te in questo paese. Io non sono arrabbiata, io sono carissima, tu magari... No, hai ragione. Scusa. Sì, scusa, vado. Tu da dove vieni? Scusami. Jesus Cavellos, parece un loco. Mira, así. Así lo tienes que tener. Eso, parece un nido. Ahí tiene que haber abejas, jirafas, leones, de todo ahí adentro. Pareces un loco. Ma stai parlando tu? Ma guardati tu con sti capelli. Ma scusa, ma ti sei vista lo spero? Io non lo so questa. Tu da dove vieni, scusa? Da qua, Cascina del Sole. Da qua proprio? Sì, qua. Sì, qua. Praticamente esci dal teatro, no? Sì.
sulla sinistra al semaforo, a sinistra. Primo semaforo qui. Sì, primo semaforo, a sinistra, sempre dritto, passi sulla destra al benzinaio, sulla sinistra al campo da calcio e poi sulla destra c'è casa mia e sulla sinistra c'è il mio bar. Oh, oh, raga, stasera vi offro tutti da bere, eh? Ma, scusa, quindi tu chi sei? Io sono una Giulietta. Ma tu chi sei? Io sono una Giulietta. E tu chi sei? Io sono una Giulietta. Tu chi sei? Io sono una Giulietta. E tu chi sei? Io sono una Giulietta. Tu chi sei? Una Giulietta. E tu chi sei? Io sono una Giulietta. Tu chi sei? Io sono una Giulietta. E tu chi sei? Io sono una Giulietta. Tu chi sei? Io sono una Giulietta. E tu chi sei? Una Giulietta. Bene. Ah, e qua abbiamo... niente, l'ho detto, abbiamo... 11 Giuliette. Sì. E neanche un Romeo. Neanche un Romeo. Ma... stavolta... Si è arrabbiata questa di cassa. Prima si è arrabbiata quella, stavolta si è arrabbiata questa. Ma diceva, ah sì, neanche un Romeo. Ma forse lo staranno cercando un Romeo. Magari non lo stanno cercando, magari non lo stanno cercando affatto un Romeo nella loro vita. Ma non lo stanno cercando. Ma secondo te sono innamorate? E di cosa? Di cosa? Di un uomo, scusa. Ma no, magari della vita stessa. Perché no? Senti, ma perché non glielo chiedi tu? Fagli qualche domandina. Mi batte forte forte il cuore quando... Com'è la tua stanza dell'amore? E la tua stanza dell'odio? Com'è? Chi è il tuo Romeo? O che cos'è il tuo Romeo? Un ricordo bello legato all'amore? E qual è un ricordo brutto legato all'amore? Un mio ricordo brutto è la partenza. E il tuo? Il mio è stato perdere una persona importante. Per te che cos'è l'amore? Per me l'amore è libertà. E per te? Per me è capirsi senza parole. E l'odio? Tu hai mai odiato? Io odio la mia paura d'amare. Hai presente? Quando ti batte forte forte il cuore. Sì, per me è prima di salire sul ring. E tu? Dove sei? Dove sono io? Io sono in un deserto lunare, come in un sogno. Tu ce l'hai un sogno? Il mio sogno è volato via, come le foglie che cadono dagli alberi in autunno. Ma tu dove stai andando? Io sto andando a cercare me stessa, a cercare la mia strada. E tu, cosa stai facendo? Io aspetto seduta dietro una porta e ascolto la mia canzone dell'amore. E tu? Tu che cosa ami? Io amo le mie origini. Capitolo 1. Aisha.
di tutto, prendi l'olio. Poi una cipolla. Anzi, no, tante cipolle. Ora un cetriolo. Poi patate e carote. La patata è rimasta qui nel bagno, però ci sono io e la zia. Ora due polli. Ma non fare il pollo! E infine ovviamente le spezie. Ora che abbiamo messo tutto, bisogna mescolare ovviamente, e infine chiudiamo il piatto e lasciamo cuocere lentamente. Mi manchi tanto, sai? No, quest'estate non veniamo. Sarà per la prossima. Beh, non lo so quando. Magari vi facciamo una sorpresa. Ti ricordi quando ve l'abbiamo fatta? Sì, alle 6 del mattino davanti a casa. Ti ricordi la faccia dello zio? E poi quando siamo venuti a svegliarvi. Vabbè, sai che adesso devo andare perché sto preparando tagine e penso sia pronto. Comunque, ricordati una cosa. La distanza fa l'amore quello che il vento fa il fuoco. Spegne quelli piccoli e infiamma quelli grandi. Va bene, dai. Ciao ciao! Capitolo 2. Scarlett. Succo di arancia, succo di ananas, brioche al cioccolato, alla crema, al pistacchio ancora. Gelato al pistacchio, alla nocciola, alla fragola, brioche, cappuccino, caffè, toast, anche il tagine ci sta sicuramente. E domenica mattina? Ed io mi sveglio lentamente con il sole che mi scalda la pelle. E c'è una colazione preparata per me a posto del mio ragazzo. E in tv ci sono i miei cartoni preferiti, ossia tutti. Dopodiché si esce a fare una passeggiata in Costa Azzurra, dove c'è il mare, il sole. E l'unica cosa importante e godersi quei giorni in cui possiamo stare insieme. Invece, la mia stanza dell'odio è tutto ciò che sopprime la libera espressione. E quando qualcuno ti dice che non puoi fare qualcosa, che non puoi pensare in un determinato modo, solo perché dice che è sbagliato e non ti dà nessuna motivazione, è la moltitudine che sopprime il singolo. E tutto ciò che non ti lascia pensare, che non ti lascia vivere la tua propria vita, perché devi seguire un determinato modo di pensare o un determinato modo di fare. Allora, sono pronti i documenti? Signorina, ma lei ha sbagliato stanza, non gliel'hanno detto? Secondo piano, terzo corridoio a destra, prima porta a sinistra.
No, signorina, non quella porta. L'ufficio è già chiuso, vede? Ti provi domani, va bene? Signorina, codice fiscale, documento d'identità, fotocopia del documento d'identità, fotocopia della fotocopia del documento d'identità. No, signorina, ma allora lei proprio non vuole ascoltare. Secondo piano, terzo corridoio a destra, prima porta a sinistra. Ma signorina, lei ha dei limiti, non può sognare così in alto. Lei è nata in mezzo al mare dei Caraibi e non nel vecchio continente o negli Stati Uniti. Quindi si conformi a quarto giaro e non rompa le scatole con queste università all'estero, che da un momento all'altro lei potrebbe essere una clandestina. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Capitolo 3. Giada.
ai miei pinguini, giuro che ve li porterò. Sarete sempre qui dentro. Grazie di tutto. All'estate prossima. Un ricordo brutto è legato alla partenza. Ogni volta che devo tornare alla base, un colpo al cuore, buio totale. Non ho parole per descrivere certi momenti. È tutto nero, come se il mondo ti stesse cadendo addosso. Tante domande senza alcuna risposta. Stai lasciando l'altra metà di te, ma nel frattempo sai che questa metà c'è e te lo ricorda in continuazione. Capitolo 4. Anna. Per me la stanza dell'amore è un deserto. Un deserto lunatico, non è stabile e cambia continuamente. Un giorno è calmo, l'altro è attraversato da tempeste di sabbia. A volte di notte riesci a scorgere le stelle, a volte sei costretta a rintanarti dal freddo gelido. Ti può portare al tuo limite, quasi ad ucciderti di sete e di caldo, oppure, se è un deserto generoso, ti farà trovare un'oasi rigogliosa dove potrai lasciarti andare e rinfrescarti. Non ci sono persone, ci sono solo io che cerco di sopravvivere alle intemperie. Non c'è neanche alcun rumore, solo il mio respiro, il mio pianto, le mie grida, le mie risate, il rumore di una persona che vive e lotta continuamente per la vita. Un'oasi rigogliosa dove potrai lasciarti andare e rinfrescarti.
Non ci sono persone, ci sono solo io che cerco di sopravvivere al mio figlio. Non c'è neanche alcun rumore, solo il mio respiro, il mio pianto, le mie grida, le mie risate, il rumore di una persona che vive e lotta continuamente per la vita. Tante domande senza risposta. La mia stanza dell'odio è completamente nera. La mia stanza dell'odio è tutta nera e non si vede nulla. La mia stanza dell'odio è una piccola stanza abbandonata. La mia stanza dell'odio è tutta nera. Dentro ci sono le mie paure. La mia stanza dell'odio è buia e piena di tristezza. La mia stanza dell'odio è come una sala delle torture. La mia stanza dell'odio è un buco nero che risucchia tutto. La mia stanza dell'odio è completamente buia. La mia stanza dell'odio non può essere delimitata. Non ha mura, è un non luogo. La mia stanza dell'odio è nera, vuota, ingiusta. La mia stanza dell'odio è nera, buio totale. La mia stanza dell'odio è nera, silenzio, vuota. Tante domande senza risposta. La mia stanza dell'odio non può essere delimitata. Non ha mura. La mia stanza dell'odio è completamente. La mia stanza dell'odio è completamente buia. La mia stanza dell'odio è un buco nero che risucchia tutto. La mia stanza dell'odio è completamente buia. La mia stanza dell'odio dentro c'è una piccola stanza. La mia stanza dell'odio è come una sala delle torture. La mia stanza dell'odio è buia. La mia stanza dell'odio è tutta nera. La mia stanza dell'odio è nera. La mia stanza dell'odio è completamente nera. La mia stanza dell'odio è stanza dell'odio. Ehi, Giulietta! Ehi, Giulietta, ma dove sei? Ma fatti vedere! Ah, eccoti, per fortuna! Ma mi dici un segreto? Ma chi è il tuo Romeo? Il mio Romeo è un gran casino, però ha dei bellissimi occhi. E il tuo? Il mio Romeo è mio lui. Giulietta? Ehi! Giulietta, uffa, eccoti. Giulietta, dai, mi dici che è il tuo Romeo? Mio Romeo, vuoi sapere chi è? Sì. Allora, mio Romeo è la mia chitarra. Giulietta, Giulietta, dove sei? Mi stai scaricando il torcio, dai. Chi è il tuo Romeo? Il mio Romeo è mio fratello. Giulietta, 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 dove sei? Dai, ti devo dire una cosa. Dove sei? Eccoti, me lo dici un segreto. Chi è il tuo Romeo? Vuoi che te lo dico? Il mio Romeo è lontano. Giulietta? Ma Giulietta, dove sei? Ma non ti vedo. Eccoti. Me la dici una cosa? Mi dici chi è il tuo Romeo? Il mio Romeo, lo vuoi sapere? Sì. E non te lo dico. E dai, dimmelo. È la mia mamma. Giulietta? Giuli? Dove sei finita? Oh, fatti vedere, fai un cenno. Ah, ecco, ecco. Dimmi, dimmi. Ma chi è il tuo Romeo? Il mio Romeo, lo vuoi proprio sapere? Ma sai che non esiste un Romeo? Ecco, il mio Romeo non esiste. Ehi, Giulietta, lo so che ti stai nascondendo, però adesso ti trovo, sai? Giulietta? Ah, eccoti. Ma allora, mi avevi promesso che mi avresti detto chi è il tuo Romeo, ti ricordi? Dai, dimmi il tuo segreto. Il mio Romeo mi sta cercando. Giulietta? Giulietta? Oh, Giulietta, ma dimmi un po', chi è il tuo Romeo? Il mio Romeo è la mia indipendenza.
Giulietta, ti devo chiedere una cosa dai tempi di Shakespeare. Dove sei? Giulietta! Allora, volevo chiederti, ma chi è il tuo Romeo? Ma è ovvio, il mio Romeo è la mia vita. Giulietta? Oh, Giulietta, dai che ti devo chiedere una cosa. Giulie? Oh, eccoci. Ma dai, chi è il tuo Romeo? Il mio Romeo non c'è più. Capitolo 5. Erika. Un ricordo brutto. La morte di nonno Enzo. È successo tutto troppo in fretta. Pensavo di non essere attaccata a lui come l'ero con mia nonna. Eppure è come se si fosse staccata una parte di me. La cosa più dolorosa è stato vederlo così cambiato nei 3 giorni prima che se ne andasse. Non era più il nonno che faceva tribolare la nonna, che si addormentava sulla sedia in sala mentre guardava la televisione. Non era più il nonno che diceva a me e mio fratello che dopo pranzo ci avrebbe portato a vedere la stazione centrale ed il Pirellone. Non era più lui, costretto sulla sedia a rotelle, non apriva gli occhi, piangeva in continuazione e chiamava la sua mamma. Ragazza allegra, coloro che mi vogliono bene e me lo dimostrano sempre. Good.
lei, Mariel. Farti influenzare da cose negative. Impara a guardare oltre a quello che già c'è. Se sei nel panico, conta fino a 10. Vedrai come cambieranno le cose in soli 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi batte forte il cuore quando ricevo un gesto di affetto da persone importanti, quando mi abbracciano, quando mi danno un bacio o mi sorprendono. Ecco, quando succede questo, mi vengono le lacrime agli occhi. Ancora non ho scoperto perché. Giulietta? Ma senti, hai scritto tu le parole che ho appena letto? No, non le ho scritte io! Capitolo 7. Elisabetta. Affetto. E invece no. Il mio amore è un amore pieno di cicatrici, un amore pieno di corazze. Ma sapete, io non mi arrendo. Nella vita si possono perdere tante cose, ma c'è una cosa, una sola cosa, che non bisogna mai farsi portare via. E questa cosa è la speranza. A proposito di speranza, sono 2 anni che devo restituire lo spremio a Grumia Marinella. Ah, eccolo. Grazie. Dicevo, spero che quella non si incazzi. Oh, raga, quella mena di brutto. Ma sapete che sport fa? Fa il Muay Thai, quelli ti fanno un culo così. Mari, io te lo lascio qui lo spremio a Grumia, eh. È intatto, tutto perfetto, non ti preoccupare.
Ciao Maria! Capitolo 8. Marinella. Quando combatto, scarico la rabbia che ho accumulato in tutti questi anni. Quando combatto, combatto contro tutte le persone che mi hanno fatto del male. Probabilmente la mia vita sarebbe così. La mattina uscirei presto per fare una passeggiata sotto al sole dell'ovest. Forse conoscerei tante persone interessanti e magari sarei anche innamorata. Perché no? Senz'altro sarei innamorata della mia vita. Ma a volte le cose non vanno come te le aspetti e ti senti come se non avessi più il diritto di sognare o di essere felice. Ed è per questo che sono sempre arrabbiata. Ecco, il problema dei piani è questo, che a volte ci sfuggono dalle mani. Capitolo 10. Arianna.
Io sono sempre stata una persona che ha deciso di vivere razionalmente. Io sono una maniaca del controllo. E quando nella vita mi sono trovata davanti a delle porte chiuse, ho sempre deciso di non aprirle. Non le ho mai aperte. Non le ho mai aperte perché quella linea d'ombra che non mi mostra il mio destino mi fa troppa paura. E poi se le apro, no? Chi mi dice che cosa c'è dietro? Chi mi dice che persona io posso diventare, no? Ma soprattutto, chi mi dice che io riuscirò a tenere sotto controllo le mie emozioni? No, no. Io non sono vulnerabile, cioè io non posso sbagliare. E beh, forse è per questo che io questa canzone la sento particolarmente mia. Perché questa canzone dice una cosa in cui io vorrei credere. Questa canzone dice che l'amore è una cosa semplice. Ho un segreto. Scelto lo aspetto, ognuno volendo e soffrendo, è nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembra lontana, o tutto è più triste. Oppure resiste con lo sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro e quel destino che nessuno ha mai scelto. E poi l'amore è una cosa semplice e adesso te lo dico. Questo sono io, sono io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino. Bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente, ma non sono com'ero, per quella voglia di dirti ridendo, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro, quel destino che nessuno ha mai scelto. E poi l'amore è una cosa semplice e adesso te lo dimostrerò. Amore mio, prendi le mie mani ancora e ancora, e chi perde non sa mai se ritorna, ricorda se è più di un giorno triste, la valenza ogni lacrima della guerra con la tristezza. Giulietta! Sì? Ma dove sei? Sono qua! Fatti vedere, per favore! Bene! Oh, finalmente! Come va? Bene! Ma sei stanca? Mica sì! Senti, ma alla fine, Romeo, l'hai trovato, sì o no? Ma soprattutto, lo stavi cercando? Ma sì, dai! Giulietta, ma vedo che ti piace la musica. Ma che simpatia. No, scusa, fermati un attimo, Giulietta, fermati un attimo. Ma qual è la tua canzone preferita? Cricoletto! Che? Cricoletto! Non ho capito. Cricoletto! Non capisco ancora. Cricoletto! No, guarda, non ho capito proprio. Sei di Vasco Rossi! Capitolo 11. Simona. Mm.
camminare per la strada senza nemmeno guardare per terra. Non sei una mamma che non ha più voglia di fare la guerra. Se lei ha patito troppo, se lei ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se lei è già stata punita per ogni sua distrazione, debolezza, per ogni candida carezza, tanto per non sentire l'amarezza. Ma guarda la gente, come la gente differente. In quei momenti, quando lo sguardo toccava tutto a venti, quando la vita era più facile. Troppo sincere, sincere quasi da dar fastidio. Sono una di quelle ragazze che fa fatica ad innamorarsi, ma che quando ama, ama fino in fondo. E amo la musica, amo andare a ballare, amo i girasoli, i cani, le felpe giganti e gli ombrelli. Detesto il freddo, la pioggia, l'umido che mi arricce i capelli. Mi piace sapere subito come finisce un film, un libro, perché solo così riesco a cogliere il mio colore della storia. Vado pazza per il caffè insieme alla sigaretta. Credo che l'ultima possibilità sia sempre la più ultima e che bisogna lottare per ciò che si vuole. Sono una ragazza dolce e acida allo stesso tempo. Difficile da capire, ma ancora più difficile da amare. C'erano una volta 11 Giuliette e ci sono ancora oggi.
And that should be reminded that for you.